Ciao a tutti, in questo video tutorial vi illustrerò le principali proprietà del comando tetto. Vediamo innanzitutto a livello grafico quali sono gli elementi che costituiscono il tetto e le loro relative denominazioni. I tetti sono identificati in vista dalla linea di gronda che rappresenta il perimetro del tetto ed è indicata da una linea blu continua. Poi abbiamo la linea di riferimento che identifica la pendenza della falda rispetto al piano orizzontale, ed è identificata dalla linea blu tratteggiata. Per concludere, abbiamo le linee colmo che identificano l'impluvio e displuvio tra le falde. Inoltre, a titolo informativo, sul tetto è possibile generare automaticamente diverse orditure di travi. Le travature generate includono le travi di banchina, le travi inclinate, le travi orizzontali, le travi rompitratta e le travi di colmo. Su come creare un'orditura di travi vi rimando al video tutorial specifico. Vediamo ora la finestra proprietà tetto. Per entrare all'interno delle proprietà generali del comando, è sufficiente cliccare con clic destro sopra il comando e selezionare l'opzione proprietà. La finestra proprietà ha una struttura complessa, divisa in pannelli che raggruppano diversi parametri. Sulla sinistra abbiamo il menu generale di attivazione dei diversi pannelli e gruppi di parametri. Al centro invece troviamo il pannello di input dei parametri delle componenti del tetto. Sulla destra invece l'anteprima della geometria tetto. Se clicchiamo alla voce Set, attiviamo il pannello Set. Alla voce Proprietà struttura sono presenti le proprietà generali del tetto e i riferimenti geometrici delle entità travi. Da qui possiamo definire le quote delle varie componenti del tetto rispetto allo zero del piano attivo, utilizzando uno dei seguenti riferimenti che troviamo illustrato nell'anteprima sulla sinistra. Per definire la quota del tetto, prima di tutto selezioniamo con clic sinistro uno dei sette riferimenti disponibili. Successivamente inseriamo il valore da tastiera. Mentre alla voce distanza linea gronda possiamo indicare la distanza della linea di gronda rispetto alla linea di riferimento. Se inseriamo come valore lo 0, la linea di gronda coinciderà con la linea di riferimento del tetto. Alla voce Opzioni di taglio ci consente di specificare le opzioni di taglio delle falde tetto con le entità architettoniche muro e solaio. Infatti, la soletta del tetto ha le proprietà di tagliare i muri e i solai che si intersecano su di essa. L'opzione No taglio semplicemente disattiva la proprietà del tetto di tagliare i muri e i solai che lo intersecano. L'opzione Tutti i piani invece consente di tagliare tutti i muri e i solai che lo intersecano, indipendentemente dal piano architettonico a cui appartengono. L'opzione Nel piano ci permette di tagliare solamente i muri e i solai che lo intersecano e che appartengono allo stesso piano architettonico del tetto. Mentre l'opzione Nel piano e piani inferiori verranno tagliati solamente i muri e i solai che lo intersecano e che appartengono al piano architettonico del tetto e piani inferiori. L'opzione Offset taglio ci consente di specificare il taglio dei muri ad una distanza data rispetto al taglio teorico. Alla voce Proprietà soletta possiamo gestire la stratigrafia della soletta del tetto, aggiungendo nuovi strati o modificando quelli esistenti. Per ogni strato possiamo definire il suo nome, la texture dello strato e il suo spessore. Logicamente lo spessore finale della soletta è determinato dalla somma di spessori dei singoli strati, nel caso in cui siano presenti più strati, oppure dallo spessore del singolo strato nel caso di soletta monostrato. Per aggiungere un nuovo strato è sufficiente cliccare sulla croce verde. Vi ricordo inoltre di verificare che alla voce Proprietà struttura si attiva la spunta su Mostra 3D soletta. In questo caso, come potete notare, la spunta è attiva ma non è editabile in quanto stiamo agendo all'interno delle proprietà generali del comando. Potremmo, eventualmente, una volta disegnato il tetto, agire sulla spunta per attivare o disattivare la visualizzazione della soletta. Alla voce Geometria falde possiamo gestire le proprietà geometriche generali delle falde e la loro disposizione. Logicamente, il numero di opzioni disponibili nella finestra cambia in funzione se stiamo agendo sulle proprietà generali del comando, come in questo caso, oppure se siamo all'interno delle proprietà specifiche di un tetto precedentemente realizzato. Inoltre cambiano anche a seconda della tipologia di tetto da modificare. In questo caso, essendo all'interno delle proprietà generali del tetto, possiamo modificare la pendenza delle falde del tetto.
Per modificare l'inclinazione è sufficiente premere sul pulsante e selezionare se il valore deve essere definito in gradi centesimali, in percentuale oppure come rapporto A su B. Successivamente digitiamo il valore dell'inclinazione. Le altre operazioni disponibili verranno illustrate nei singoli tutorial relativi alle tecniche di realizzazione del tetto.